Alessio Vignotti, candidato sindaco a San Pio al Mare, ti ringrazio per avermi concesso l'intervista. Grazie a te. Una premessa, questo video verrà pubblicato su YouTube. Sì. Di conseguenza verrà rilasciato con licenza Creative Commons, che vuol dire che tu puoi prendere un pezzo dell'intervista tua, un pezzo dell'intervista degli altri candidati, fare un montaggio, fare la spiegazione tua, fai come ti pare. Ovviamente non bisogna che caricare i contenuti. Esperienza politica. Sì, allora, esperienza politica, nel mio pregresso sono stato consigliere della prima amministrazione di Renzi dal 2012 al 2014 circa, poi per motivi sia personali che tra virgolette politici mi sono dimesso nel 2014, successivamente nel secondo mandato di Renzi ho svolto il ruolo di assessore dal 2019 a circa un mese fa. Come si fa, 20 giorni fa, quindi prima della formalizzazione della candidatura a sindaco, per la quale appunto ho preso la scelta di dimettermi di modo che potessi affrontare questo periodo elettorale nella maniera più corretta e trasparente possibile. Ok, ti ringrazio. Allora, se non vado errato, tu eri l'assessore responsabile che ha fatto il bando di concorso, da quello che ho capito, per quanto riguarda l'immondizia, che è saltato fuori tutto quel casino. Cioè, che cosa è successo in pratica? Allora, esattamente per precisare, in virtù del fatto che comunque il mio, io dico il mio faccione, in realtà è il mio faccino perché non sono chissà che in carne, negli ultimi articoli è uscito sempre come giustamente è, come giusto che sia, sono assessore, ero assessore competente all'ambiente, quindi è giusto che uscisse il mio faccione. In realtà ci tengo a precisare una cosa, io quel progetto esecutivo, quando è stato approvato, non ero nemmeno, diciamo così, in quel giorno in giunta, non ero assessore all'ambiente quando è stato diciamo messo su questo bando, questo capitolato di appalto, e quindi tra virgolette sono diventato assessore all'ambiente quando, diciamo così, diciamo la parte fondamentale era già chiusa, quindi il bando è stato trasmesso alla sua e non ho avuto modo di lavorare lo stesso, ma ciò non significa che la mia è una critica nei confronti di chi c'era prima, comunque del bando in sé per sé. Perché? Perché immagino che anche la politica, essendo un servizio assai complesso, si sia basato su quelle che sono poi le diciamo così le risultanze da parte dei tecnici e del tecnico che ha lavorato nella predisposizione. Perdona se ti interrompo, veniamo al dunque, nel senso che è stato fatto questo bando, sì. L'ha vinto, alla fine tu ci hai parlato con questi tipi, che cosa ti ha detto, che problema c'è stato? Assolutamente sì, lì bisogna capire che c'è sotto una questione, ci sono sotto questioni tecniche e questioni legali, nel senso che c'è stato un ricorso al TAR delle colpidenze che è stato vinto, è stata riammessa in gara e naturalmente è stata mantenuta la classifica, diciamo che è venuta fuori dal bando di gara con le colpidenze terza all'imprecico che era la ditta attuale che gestisse il servizio prima. Nel successivo ricorso di colpidenza al TAR del novembre 2021, che succede? Che il TAR ci dice è ora che assegnate l'appalto alla ditta vincitrice in sede di sospensiva. Ma ahimè, a gennaio, questa era la sede di sospensiva, ahimè a gennaio c'era l'udienza di merito verso metà barra 20 gennaio, quindi noi in base a quella che era la sentenza del TAR abbiamo proceduto all'affidamento alla ditta, ma io sfido chiunque, ahimè questa ditta ha ricevuto 13 nominativi prima di Natale, firmato il contratto, ha ricevuto 13 nominativi da parte della ditta uscente e successivamente ha portato su dei mezzi, ma ha lavorato nei primi giorni, diciamo così, del servizio, e io ringrazio anche gli operatori, perché naturalmente grazie anche agli operatori che conoscevano, diciamo così, le vie, tutti i percorsi da fare, eccetera, si è mantenuto un certo standard. Però capisco anche che, ripeto, essendoci un'udienza di merito, adesso non ricordo precisamente il giorno, a metà gennaio, poteva essere che questa udienza di merito andasse a, diciamo, a capovolgere quello che era stato il risultato, perché c'era pure un ulteriore ricorso della seconda nei confronti della prima. Successivamente a questa, diciamo, a questa conferma da parte del TAR della situazione, secondo me il servizio si è stabilizzato, perché in effetti poi l'azienda, avendoci una certa stabilità, ha portato sui mezzi, ha portato su mezzi nuovi, ha implementato quello che era il personale e quindi siamo arrivati, secondo me, a un servizio corretto. Il problema che c'è stato dal mio punto di vista è quello, forse, ripeto, mentre prima non ho scelto io quelli che sono i criteri fondamentali dell'appalto di gara, ma a marzo c'ero, è stato il fatto che comunque la cartolarizzazione, l'invio dei calendari, quindi diciamo l'iniziativa di, diciamo così, del nuovo servizio, diciamo l'inizio del nuovo servizio in base al nuovo calendario, ci sono stati dei disguidi
istituito in merito, e quindi è partito il nuovo calendario senza che molte famiglie fossero a conoscenza di quello che era il cambiamento, perché poi, tolto il vetro, che posso capire, uno possa essere d'accordo o meno nel passaggio dei 15 giorni, però in realtà il calendario settimanale è stata più enfatizzata dovuto a questo problema del, diciamo così, della pubblicizzazione della cosa rispetto al calendario, che in effetti subiva solo quale cambiamento il passaggio della carta dal martedì al venerdì, perché per il resto comunque i materiali erano gli stessi. Ci siamo un po' fidati, diciamo così, di quella che era, diciamo, la promozione dell'iniziativa, che doveva venire per forza da parte privata, non era fatta, diciamo, o comunque era fatta in accordo con il comune. Siamo arrivati lunghi e lì si è creato una problematica, cosa per cui c'è stata, come ho detto, l'udienza a metà gennaio. Ora è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato da parte della seconda, quindi siamo ulteriormente in una fase di giudizio ancora pendente, perché comunque dobbiamo aspettare quello che è il secondo e ultimo grado di giudizio. Ho capito. Allora, ti faccio questa domanda. Un'altra cosa, posso precisare un'ulteriore cosa? Nel mese di marzo, in virtù di questi problemi che ci sono stati, no, perché qualcuno ha sentito che magari stiamo qua, diciamo così, o perlomeno io personalmente sto qua senza prendere in mano l'iniziativa, eccetera. Proprio nel mese di marzo abbiamo fatto un incontro con l'azienda e insieme a tutta la giunta, in virtù del fatto che avevo protocollato proprio una foglio, chiamiamolo così, con una sorta di delle criticità, secondo me, emerse in questa prima fase, tra cui anche il servizio del vetro, no? Ogni 15 giorni vedevo una certa problematica, soprattutto nell'avvicinarsi dei mesi estivi, soprattutto per l'attività e determinate situazioni. Naturalmente, qual è stato? Ci siamo confrontati su tutto quanto. La cosa è che bisogna essere realistici e concreti, nel senso che, come detto, c'è un contratto firmato, ci si può muovere solo nei margini del contratto firmato, e secondo aspetto c'è una fase giudiziale pendente ancora in essere, quindi eventuali, diciamo così, piccole rettifiche all'interno del contratto in questa fase embrionale, bisogna essere realistici, non si possono fare. Vedremo con l'evolversi poi della situazione. Ok, allora io ho scritto una domanda in questa maniera: in tutti i thriller, per trovare l'assassino si dice segui i soldi. Nell'amministrazione comunale, nelle elezioni, io dico segui i soldi. Chi vi dà i soldi per la campagna elettorale? Quando avete speso e quando spenderete, diciamo? Allora, io dico sempre, faccio un esempio stupido, nei giorni preelettorali, diciamo, di presentazione delle liste, io e tutti i miei, diciamo, amici in questa avventura, in questo viaggio, ci siamo trovati le sere qui a casa mia, quindi in maniera molto artigianale, per firmare tutte le documentazioni e per riuscire ad arrivare a quel venerdì, sabato 12-13 pronti per essere diciamo operativi. La mia campagna elettorale di fatto è gestita grazie a qualche piccolo sponsor di persone che naturalmente mi sostengono e mi vogliono bene, ma in realtà è molto dovuto all'attività del volontariato, dalla mia famiglia, ai miei amici, a diciamo così, tutti quelli che mi sono accanto. Quanto è stato fatto di preventivo, più o meno? Perché tanto voi dovreste avere... No, allora, io naturalmente ho aperto il conto corrente, perché il conto corrente con il mandatario deve essere fatto se superi le 2500 euro di spese, quindi io nel dubbio l'ho aperto. Nel preventivo ho messo 4-5 mila euro, ma mi auguro naturalmente di spendere anche meno, perché ad oggi, per esempio, ai miei candidati non ho chiesto un contributo fisso, ho detto ragazzi, a vostra coscienza, sapete a maggior ragione che qui non c'è una base economica, anche perché faccio l'esempio il 2 per 1000 eccetera, essendo liste civiche non è che ho fonti di contribuzioni varie. Qualche sponsor arriverà, vedremo strada facendo, e poi nei 60 giorni di rendicontazione mi auguro di coprirci tutte le spese. Chiedo io, finita la campagna elettorale, tanto questo qui è una cosa che dovrai consegnare al... Sì, assolutamente, va depositata, se me ne puoi dare una copia in modo che io lo posso pubblicare, in modo che tutti possono vedere. Da questo punto di vista non c'è alcun rischio. Ok. Cioè, mi colpisce che io in 10 anni ho fatto domande protocollate eccetera eccetera, l'amministrazione non mi ha mai risposto per quanto riguarda le spese pubbliche, come ad esempio il bilancio. Sì. Perché il bilancio, se tu metti entrate 2 milioni di euro, uscite 3 milioni di euro, che l'ha cercato, però non c'è uno specifico. Invece mi ha colpito tanto che per ogni struttura, per questo è stato messo 1.230.000. Sarebbe corretto se il comune, quando facesse il bilancio, lo pubblicasse, nel senso anche
sui social, oppure rendesse partecipe la popolazione, allora, delle varie spese. Quello che posso dirti è questo, l'ho messo all'interno del preambolo del programma elettorale. Io vengo da una lista che è Partecipazione Democratica, che si diciamo, prefiggeva l'obiettivo di stare tra la gente e addirittura di far partecipare la gente alla redazione del bilancio. Allora ricordagli a Terrenzi tutte le mail che gli mandavo che non mi ha mai risposto in 10 anni, in 10 anni, glielo ricordo. Salutemi quando vedi. Io quello che te posso dire è questo, nel senso che l'aspetto, diciamo, la visione che ci ho avuto della partecipazione un po' mi ha deluso. Perché? Sì. Perché noi a volte passava il messaggio, non dico noi personalmente, ma in generale passa il messaggio della partecipazione come se io vado su un posto e chiedo cosa serve a quella frazione, faccio l'esempio, e persone rispondono qua serve questo, questo, quello. In realtà sembrava una cosa come se l'amministrazione andava giù, non aveva magari una visione, no, di fondo di quello che era. E succedeva poi nelle richieste, diciamo così, che venivano mandate ai cittadini anche per posta, tu cosa vuoi, votate quello che è necessario per la frazione, e poi votavano 10 soliti noti, e magari non era in realtà che veniva fuori l'obiettivo che serviva per la frazione, ma magari l'obiettivo dei 10 soliti noti che naturalmente forzavano la mano su qualcosa che in realtà non era necessario. Quindi quell'aspetto, secondo me, della partecipazione andrebbe proprio escluso, tralasciato e superato. Io nel mio preambolo ho scritto questo: per me la partecipazione, come dicevi tu prima, è andare tra la gente, diciamo così, in una fascia, diciamo, prestabilita annuale, quindi 3 volte all'anno, ogni 4 mesi, e andare a rendere trasparenti quelle che sono le spese, l'attività e tutto quanto, e sentire e recepire tramite una semplice campagna d'ascolto quelle che possono essere poi suggerimenti, critiche, costruttive, qualora fossero costruttive, assolutamente. Però la vedo più come in questo secondo aspetto. Perché? Perché a volte prima si è sbandierata troppo la partecipazione, dall'altro lato si è passato a un livello, no, di assumere decisioni senza andare a coinvolgere quelli che sono i cittadini. Secondo me, come sempre, il giusto sta nel mezzo, no? Bisogna andare. La gente va istruita. È un po' come se tu hai una bambina di 3 anni e gli dici fammi i compiti. Ma se non so cos'è, normale. Ci sono dei corsi di comunicazione, l'università, ci sono dei corsi che si chiamano politica, adesso non mi viene, sto un attimo un po' confuso. Allora, le spese comunali, che budget ha più o meno? Allora, il bilancio comunale è di 54 milioni di euro, naturalmente 54 milioni di euro totale, diviso tra spese correnti e spese per investimenti. Io quelli che ho toccato, io posso parlare naturalmente per quelle che sono le mie, le mie, quelle che ho toccato con mano io, di disponibilità all'interno dei miei bag. Posso dire questo, che naturalmente io ho toccato con mano quelle che sono le spese per investimenti dovute alle strutture sportive, anche se il mio assessorato allo sport, se uno ci pensa, è per la promozione dello sport, ma di riflesso naturalmente mi sono occupato di quelle che erano le spese avvenute sulle strutture. Posso fare un esempio: sulle strutture sportive abbiamo investito 26.000 euro per il campo a Bivio, 40.000 euro sulla Mirella, 200.000 euro per l'antistadio Montevidoni, adesso abbiamo preso 750.000 euro per il campo sportivo Montevidoni, a cui però dovremo andare a compartecipare per 350.000 euro, quindi già qualche soldino c'è, più 1.800.000 euro prese dall'ufficio ricostruzioni per la palestra Pacci. Per quanto riguarda le manutenzioni, io venivo da, diciamo così, da un'epoca, da un periodo, chiamiamolo così, storico, in cui a livello di capitoli di bilancio non c'erano grandi cifre, perché far conto sul taglio dell'erba delle aree pubbliche eccetera, una cifra sui 20-30 mila euro all'anno, che poi veniva magari rimpinguata nel corso dell'anno, però era una cifra minima. Ora siamo passati a 100+ mila euro con un affidamento a una ditta che ha un affidamento di un anno e mezzo, ma che si occuperà di tutte le aree verdi, delle potature anche, e delle situazioni nel corso del tempo. Quindi significa che c'è stata un'accortezza e una, diciamo così, visione, una fotografia, no, di quella che è, cosa che magari non era stata fatta prima, di quello che è il territorio di Santa Pia del Mare, che è vasto, che ha parecchi aree verdi eccetera. Io posso, non me nascondo a dirlo, il primo anno che ho fatto l'assessore alle manutenzioni, 5-10 giorni a maggio non uscivo di casa. Perché? Perché partivamo sempre in ritardo, perché comunque ci sono stati dei problemi, poi l'ufficio massimo impegno, e comunque alla fine riuscivamo ad arrivare dappertutto. Ora siamo passati ad una fase di, diciamo così, di
di pre-alert, no? Nel senso, partiamo molto prima e riusciamo a già per i mesi di marzo, anche perché le stagioni sono anche cambiate, riusciamo anche ad arrivare in precedenza a risolvere questo tipo di problematiche. Però ti faccio l'esempio comunque in generale sulla, sia sulla parte corrente che sugli investimenti per le strutture sportive, ma anche per l'assessorato dello sport, perché comunque a livello di contributi, a livello di, diciamo così, di bandi a cui abbiamo partecipato attraverso, per dire, Sport per Tutti, per il quale abbiamo finanziato, diciamo così, abbiamo dato un contributo alle famiglie per permettere ai ragazzini di fare sport, era un'iniziativa che prima non c'era sul bilancio comunale, quindi 10.000 euro ce l'abbiamo investite. Stessa cosa col Covid, abbiamo fatto un bando ad hoc per le strutture sportive, per chi gestisce le palestre eccetera, sono altri soldi che non erano previsti. Quindi in generale posso dire che sui capitoli, quelli che erano di mia pertinenza come spesa corrente e come spese per investimenti, perché naturalmente relativi anche alle infrastrutture che abbiamo creato a livello sportivo, abbiamo aumentato sicuramente quelli che erano i fondi del bilancio rispetto diciamo a chi era il mio predecessore, quello sicuramente. Ok, io mi chiedo, no? 40 anni fa si è deciso di costruire un campo sportivo nuovo e l'ha spostato alla Galilea. Adesso la domanda è proprio necessaria? Cioè, quando si sposta una struttura, poi non ne tieni magari due, oppure serve veramente quest'altra struttura? Perché io posso capire che ci sono dei fondi e li vai a reinvestire per ristrutturare o altro, ma se dopo non serve veramente, uno che ci fa dei 5 campi sportivi perché ti arrivano i fondi, li ristrutturi, ma dopo li devi mantenere. Servono veramente? Se potevano investire in altro, come ad esempio la strada Santa Croce, un'altra. C'è stato un post che mi ha colpito, ma non tanto per la strada Santa Croce, oppure anche quella delle Reni, no? Sì. È stata asfaltata, tra virgolette, bellissima come cosa, ma perché non si rende partecipe anche i cittadini? Guarda, vorremmo asfaltare, fra 2 mesi decidiamo cosa fare, avete idee migliori? Io sono andato su internet, ho scritto, ma ci sta una soluzione migliore piuttosto che asfaltare la strada? Ho scritto, ma ci sarà un'alternativa per, aspetta, come si chiama, depolverizzare, bravissimo, depolverizzare. La prima cosa che mi è venuta fuori è mettere dei mattoni al posto dell'asfalto. Allora, guarda, ti rispondo innanzitutto a quella che... Anche perché ti chiedo scusa, è stato spesi, mi hanno detto, 300.000 euro per fare quella strada, no, lì. 180.000. Sono dei fondi, vabbè, ti rispondo prima la prima volta. Sì, scusa, l'ho fatta lunga. No, assolutamente. Allora, per quanto riguarda il campo sportivo eccetera eccetera, io posso dire quello e posso dire questo, scusate, che c'è stata questa opportunità di Sport e Periferie. Siamo riusciti, vuoi che non vuoi, a fare nell'arco di un paio di mesi un progetto di natura esecutiva per prendere il maggior punteggio possibile. C'è stata questa possibilità, ripeto, che in prima istanza non è stata accolta, in seconda istanza fortunatamente c'è stata accolta. Certo è che a quel punto quel centro diventerà un centro funzionale, perché con l'antistadio in sintetico, il campo in sintetico, le torri di farro permetteranno di giocare anche la sera, cosa che ad oggi non è possibile, più l'efficientamento energetico degli spogliatoi, di fatto tu vai a chiudere quasi una cittadella, non dello sport in generale, soprattutto concentrata sul calcio, ma è importantissima. Dall'altra parte il Mandozzi aveva una progettazione di riqualificazione soprattutto per gli eventi, quindi di riqualificazione della tribuna. Ahimè, c'è stato un certificato di prevenzione incendi che è stato posto in essere, che dal nostro punto di vista non andava a riqualificare la struttura, perché prevedeva determinati lavori che andavano a depotenziare la tribuna in generale piuttosto che potenziarla. Quindi abbiamo dato un incarico a dei tecnici, per andare a rivedere questa situazione, perché ripeto, secondo il nostro punto di vista andava a depotenziare la struttura, abbiamo un progetto definitivo di riqualificazione del campo, di la recinzione del muro di spinta lato Conad e per portare, diciamo, quelle che sono le utenze al lato sotto, il lato campi da tennis. Dal mio punto di vista è molto semplicistica la cosa, sento dei progetti faraonici eccetera, perché l'area centrale, ripeto, il progetto prevede un rifacimento del mando in erba normale, quindi significa che secondo me quest'area deve essere vista in maniera funzionale per eventi, per, diciamo, per gli allenamenti, perché comunque a Santa Pia Mare abbiamo 350 ragazzini che giocano a calcio, quindi le dimostranze da parte delle associazioni che li gestiscono sono tante, perché in questi anni sono andate la Corva, sono andate altrove, hanno speso parecchi soldi.
il numero dei bambini è elevato, quindi anche se fosse che quella struttura non venga omologata per le partite, 350 bambini in tutto il territorio di Sant'Epifanio oppure solo il centro storico? Parlo del centro, naturalmente in questa fase, siccome a Casette esempio il campo era stato chiuso, parte del settore giovanile è confluito anche con quello del centro e quello dell'area del Pidenza, quindi dal mio punto di vista il bacino d'utenza è grande. Avere delle strutture a modo permette di qualificarci a livello sportivo, quindi secondo me la riqualificazione del campo Mandazzi è una riqualificazione che va dal decoro a comunque renderla funzionale per l'attività, perché ripeto, poi se ce l'omologa fino a una categoria oppure non ce l'omologa e resta un semplice campo d'allenamento, comunque è necessario. Bisogna capire la fase successiva e capire come sviluppare tutta l'area, perché sappiamo che c'è il privato sotto e dobbiamo confrontarci per una viabilità, per un impianto di risalita, per diciamo così lo spostamento di queste situazioni alla parte sotto, quindi riqualificazione degli ex campi d'allenamento. Ma io parlo, tutti parliamo, ma bisogna confrontarsi col privato. Vado a Santa Croce, il ragionamento per Santa Croce è molto semplice, nel senso che per fare un lavoro, questa è una depolverizzazione quella che è stata fatta, una depolverizzazione di fatto parlando con i tecnici significa anche che praticamente fatto, diciamo, rifatta nei punti in cui cedeva la massicciata, rifatta la depolverizzazione eccetera, noi abbiamo una base comunque per successivamente intervenire con, diciamo così, delle cifre molto meno onerose, perché di fatto è come se gli abbiamo fatto una base di fondo. Certo è che parlandone col direttore lavori, con i tecnici, pure noi pensavamo magari possiamo riuscire con questa cifra a farci tutto un tipo di percorso, soluzioni in testa, naturalmente essendo un percorso turistico naturalistico in mente c'erano. Però, ahimè, noi se avevamo... doveva finire prima delle zio, permettermi. No, qua si tratta solamente che sì. Le esigenze sul territorio sono tante. Noi avevamo questo fondo statale per manutenzione di 180.000 euro, che naturalmente non poteva coprire un lavoro del genere, perché se uno deve fare un lavoro, come dicevamo, del percorso e fatto bene, ci volevano il doppio, anche di più. Però la situazione, siccome c'è una basilica e quindi un percorso culturale molto evidente, quindi innanzitutto i residenti, ma chi vive quella struttura naturalmente richiedeva un intervento del genere, abbiamo detto cosa riusciamo a fare, cioè la nostra cifra e la investiamo là, perché è ora di investirci. Come al pari stiamo investendo sulle altre manutenzioni stradali. Il tratto che è un po' acceduto è quello, diciamo, di collegamento tra la Basilica e Strada Lungoede, perché lì in realtà non era previsto niente. Quello che è stato messo sopra è in realtà un ricarico, penso, di 5 cm di materiale riciclato, che serviva solamente a ricaricare e a ripianare la situazione, ma in realtà lì in teoria fin dall'inizio non era previsto niente. Poi la ditta, accordandoci all'interno di tutto questo percorso per fare una cosa lineare, ci ha concesso anche questo, essendo anche produttori di materiale riciclato, ha fatto questo ricarico per dare una livellata un po' a tutto, ma la depolverizzazione parte, diciamo così, per intenderci, da un po' più giù, da Casa Lattanzi, diciamo l'incrocio Rota Martina, un po' più giù, fino alla Basilica di Santa Croce, poi riparte a bivio per l'ultimo tratto, diciamo così, da, io non faccio nomi, vabbè, da una villa di un signore di Bivio che conosco molto bene, fino al cipresso che è l'incrocio posta con via Guido Rossa, che poi prosegue fino agli Aghetti a Bivio Cascinari. Tornando al discorso partecipazione democratica, tutti questi lavori che sono anche abbastanza grandi, non che non li dovevate fare, io mi immaginavo un gruppo, no? Che si chiama partecipazione democratica, che noi vogliamo fare questo, fra 6 mesi lo facciamo, avete idee migliori? Parliamone, no? Cioè sarebbe stato carino. Io l'ho scritto anche nel preambolo del, diciamo così, del programma. Ci stanno situazioni che a volte bisogna superare. Non è facile gestirle tutte, però secondo me nell'ambito di un percorso, diciamo così, che uno riesce a mettere su graduale, poi le cose vengono in automatico. Io ci metto anche, lo dico tutte le sere, ci metto anche l'aspetto oggettivo della pandemia, nel senso che comunque questo, secondo me, questo mancato approccio nei confronti della cittadinanza eccetera è stato enfatizzato naturalmente dall'impossibilità anche in alcuni casi, no, di incontrare Renzi con Manna da 10 anni. Sì, no, io parlo per la fase che ho vissuto io. Non è che il Covid ha ammazzato tutto. Io parlo per la fase del riferimento. Va benissimo. C'è democrazia in questo paese? Per fare questa domanda, che è abbastanza breve, te devo fare una premessa un po' più lunga. Terrenzi è nato con Alessandrini.
A un certo punto sono state fatte delle iniziative da parte del comune, ne sono state fatte tante, come ad esempio l'asfaltatura, quella adesso di Santa Croce, di quest'altro, però nessuno è andato in piazza a dire l'ho fatto io, invece in quel periodo, prima che si candidasse per Renzi, sto facendo un esempio, che cosa ha fatto l'amministrazione? È andata in tutte le piazze a consegnare le lampadine a tutti i cittadini, ha detto guardate un po' per Renzi quando è stato bravo, bella iniziativa eccetera eccetera. E poi il cambio delle lampade del paese. Un'altra cosa che mi ha colpito è mettiamo le lampade a LED perché il comune non spende niente, mi sta bene. Potete pubblicare per cortesia il contratto, siccome sono l'elettricista, mi gusterebbe anche capire come sono stati fatti questi conti, perché io per esempio l'elettricista non metterei mai a fare un lavoro a gratis, quindi cercherai un attimo di capire come è andata tutta sta cosa, no? Allora guarda, io te posso ripetere. Tornato al discorso, la domanda era. C'è democrazia in questo paese? Cioè nel senso è corretto secondo te anche tutti questi lavori, la domanda di quella di prima, anche tutti questi lavori in fase di elezione che fanno tutti, quindi siete giustificati pure voi, ma è normale? Guarda, io posso rispondere in maniera, ripeto, faccio sempre senza mettere in mezzo Terenzi o chi per lui, certo. Alessandrino eccetera, parlo sempre di diciamo così della mia persona. A livello di manutenzioni questa è stata una delega che naturalmente le manutenzioni ce l'ho io, ma l'abbiamo portata avanti perché le strade ce l'hanno Alberto Clementi, quindi abbiamo portato avanti insieme questo tipo di percorso. Quello che posso dire è questo, faccio un esempio dello sport di prima, io mi ricordo che nel 2019 entro, vado ai classici pranzi di Natale con le associazioni sportive che mi dicono è scolinciato dopo due giorni di cena e pranzi, e io dico guardate signori, io non me lo comanda il medico, fa l'assessore, cioè ho accettato ma non mi rendevo nemmeno mai conto di quella che era la situazione in giro. È evidente che c'è una situazione di precarietà e quindi necessitano di un potenziamento, le strutture necessitano di un potenziamento. Se è così, bene, se intravendiamo questa politica, cosa che è stata fatta perché è stato fatto un intervento a 360 gradi su tutte le strutture sportive nell'arco del tempo, comunque dove non si è intervenuti si interverrà e ci sta una visione d'insieme, diciamo, di intervento. In questo caso è la stessa cosa, nel senso che un anno e mezzo fa cioè noi abbiamo dei fondi nazionali, tipo i famosi 90.000 euro dello Stato, che l'anno prima ne aveva dati anche 100 eccetera per le manutenzioni straordinarie, quindi ho detto ok, questi sono interventi a spot interessanti, ho cercato, per dire, sentivo che a luce c'erano problemi, abbiamo fatto confluire i fondi là, l'anno dopo a Cascinare qua la via principale c'erano problemi e l'ho fatto confluire là, però sono tutte piccole risorse che tu fai un pezzetto da una parte e un pezzetto dall'altra. Un anno fa si è partiti con l'ufficio tecnico, perché poi il politico dà l'indirizzo, ma in realtà i primi che ne rispondono sono i dirigenti dell'ufficio tecnico, quindi essendo consapevoli che c'erano delle strade in condizioni, diciamo così, che, in condizioni brutte, che necessitavano di un intervento, è stato fatto uno studio panoramico di tutte le strade, ma secondo un indice oggettivo di pericolosità, più che a prescindere dalle richieste che poi ci stanno, no? Che dice ok, facciamo qualcosa qua, interveniamo pure di là, eccetera, eccetera. Però è stato fatto uno studio da un punto di vista oggettivo che naturalmente da ciò ha fatto partire questa serie di interventi sul territorio. Quindi questo lo dico perché non è diciamo così che uno adesso è rimasti 3 mesi dalle elezioni e quindi uno va a intervenire a spalta qua, a spalta a destra, a spalta a sinistra, ahimè è capitato il problema è che dovrà continuare, perché a prescindere da chi sarà il nuovo sindaco, ci sono pure messi 600.000 euro a bilancio sotto forma di mutuo per continuare in questo che sono tutta una serie di progettazioni che vengono poste in essere, perché di fatto è stata fatta una sorta di classifica generale, una fotografia anche lì, una fotografia del, certo, territorio, e quindi si è deciso di intervenire dove erano le priorità, dove erano situazioni di degrado, e mano a mano si continuerà, lo dimostra il fatto che comunque è stata messa un'ulteriore cifra, quindi quello che si è riuscito a fare fino a questa fase si è fatto, quello che si potrà fare successivamente si deve fare, però ripeto, qualsiasi sarà l'esito delle urne, perché quelle, certo, stanno lì a bilancio, quindi comunque, anzi, chi arriva già fa un po' la strada spianata da questo punto di vista, né più che altro ci sarà da selezionare come e dove intervenire. Ecco, però progettazioni in essere già ce ne sono. Ok, bando pubblico dato a una ditta di Bologna che conosce bene il territorio, San Detto del Mare, mi verrei ad aggiungere, per la riqualificazione della piazza e della zona Brancadoro, se non vado errato, che devono finire
che deve, esatto, lo studio, diciamo, che devono finire entro fine maggio, quindi sì, per presentarlo proprio per le elezioni. Sì. Sempre in merito alla democrazia. Ma io adesso, no? Allora, io da candidato sindaco so che devono presentare questo tipo di progetto e so che qualora lo presentino sarò invitato a questo incontro per capire. Adesso non io entro nel merito perché non ho sentito io personalmente, ma naturalmente se è stato dato un incarico c'è anche una scadenza, bisogna vedere, certo, il contratto hanno firmato che tipo di scadenza c'ha. Certo. Quello che dico io è che questo potrebbe essere un precursore anche per un'idea che ho messo anch'io all'interno del programma elettorale, nel senso che naturalmente loro che fanno? Fanno una fotografia anche lì attualizzata sia da un punto di vista di decoro, di manutenzione, cioè, ma soprattutto da un punto di vista urbanistico, di quelle che sono le necessità di queste due aree strategiche. Loro quello che hanno fatto sono andati a sondaggiare, a prendere come riferimento i fruitori di quelle aree o i proprietari, capire le esigenze, attualizzarle e presenteranno una sorta di relazione di studio su quella che è l'evoluzione che dovrà avere dal loro punto di vista, sentite anche i privati, quell'area. Andare a prendere, io l'ho chiamato progetto Agora, nel senso la Agora, la piazza nell'antica Grecia, andare a fare uno studio similare all'interno di quelle che sono le aree centrali delle frazioni stesse, quindi Cascinare, zona, piazza e limitrofa, quindi andare a capire quali sono le esigenze da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista di decoro, da un punto di vista di riqualificazione e di rigenerazione urbana di quelle che sono le situazioni sul territorio. Quindi questo studio può essere un precursore per portare avanti questo discorso in tutte le aree centrali del territorio. Naturalmente non è un discorso a breve termine, è un discorso a medio-lungo termine, però partendo da una situazione proseguire su tutte le altre, da tutte le altre parti. Contesa di Sant'Elpidio a Mare. Contesa di Sant'Elpidio a Mare, Contesa del Secchio di Sant'Elpidio a Mare, che è, diciamo così, un... Sì, forse suona meglio Contesa del Secchio. Contesa del Secchio. E, allora, per quanto riguarda la Contesa, io posso dire che siamo arrivati al 70° anno, quindi significa che essendo la manifestazione storica, diciamo, più seguita e più anziana, passami il termine, della regione Marche, è un bene, una tradizione, sì, la serie di iniziative che girano intorno alla stessa è un qualcosa, un tesoro che deve essere, diciamo, mantenuto e deve essere preservato. Quello che dico io è che naturalmente va preservato, vanno preservate anche quello che è il mondo che gira intorno alla Contesa, perché sappiamo bene che la Contesa è fatta dalla realtà del centro. La trasparenza da parte loro ci sta, nel senso, se uno chiede penso che ci sta. Io quello che posso dire, naturalmente, la partecipazione anche nell'assemblea, no, quando bisogna prendere determinate decisioni da parte dell'ente comunale, la partecipazione c'è. Questo, quello che ti posso dire è che il pensiero che faccio io, nel senso che per me va preservato anche questo, col 70° quest'anno sono state fatte un sacco di, e se ne faranno, penso, no, penso se ne faranno sicuramente un sacco di iniziative interessanti. L'obiettivo, secondo me, da prefiggersi è quello di cercare sempre di più di coinvolgere, ripeto, quando ho detto prima, comunque ci sono le contrade ma ci sono anche le delegazioni, quindi andare a coinvolgere un po' tutto il territorio all'interno di quello che è il meccanismo della Contesa, perché la maggior parte delle volte, se non sono quelle poche anime, parlo di quelli che naturalmente ci mettono la voglia e organizzano, presenti all'interno delle delegazioni, ma anche loro fanno fatica a cercare di coinvolgere tutte le persone del territorio. Quindi l'obiettivo è quello, magari, di trovare i meccanismi per cercare di far sentire la Contesa propria a tutto il territorio comunale, e viceversa cercare di dargli, io l'ho inserito con una frase, adesso non mi ricordo come ho messo all'interno del programma, però mi è stato suggerito da alcuni candidati, renderla ancora più turistica possibile, nel senso che rendere trasparente, secondo me, dai, ci saranno i modi, i tempi giusti. Io dico, a livello turistico, cercare di renderla partecipe un po' a tutti, anche per chi viene come turista sul nostro territorio, dare modo di partecipare a quello che è il gioco, di fare più ricostruzioni, diciamo così, di quello che è il gioco, a prescindere da quella che è, no, la giornata della seconda settimana d'agosto. In generale, male quando investe nella Contesa del Secchio? Sant'Elpidio a Mare quando investe nella Contesa del Secchio dipende dall'annualità. C'è un contributo che viene dato all'ente Contesa per lo sviluppo delle manifestazioni storiche, dipende dall'annualità, sicuramente quest'anno sarà maggiore ma guarda, penso che varia dalle 20 alle 30 mila euro in base alle, diciamo così, alle
iniziative che vengono fatte e poi anche le iniziative che vengono fatte quando, quando ci sono i gemellaggi o comunque quando è stato a Dubai. Naturalmente cambia nel corso dell'anno in base a quelle che sono poi le... Certo. Quindi per il 70° anniversario loro prendono fondi anche dal comune sicuro? Già un contributo, sì sì, ma in generale... Al 60° no? 60° non ricordo, non lo posso dire. Allora, mi ha colpito molto della valle. Rifaccio lo stadio, 6 mesi finito lo stadio. Stadio sono andato a mare, 40 anni che ogni tanto si fa qualcosa. Sì, naturalmente non si tratta solo da un punto di vista economico, di vedere la cosa da un punto di vista prettamente economico. Naturalmente le tempistiche sono molto importanti perché magari uno va a costruire una determinata opera in un determinato periodo storico perché la ritiene funzionale, la ritiene strategica in quel determinato periodo storico. Poi certo, se la tempistica cambia potrebbe essere che quel valore aggiunto uno lo perde strada facendo. Io quello che posso dire, ripeto, adesso la storia del diciamo così, dell'evoluzione che c'è stata sulla Vittorio Giusti non la conosco, essendo di più giovane, diciamo, realtà, chiamiamola così. Quello che posso dire è che in questa fase, o comunque nei periodi in cui magari c'ero anche io, abbiamo provato a dare slancio a quella struttura con, diciamo così, questo bando per il quale abbiamo cercato di portare il teatro della Comicità, visto che al Circone c'era, diciamo, una sorta di teatro impegnato, abbiamo cercato di variare e dare, diciamo così, questo indirizzo, quest'ulteriore, diciamo così, fascia di riferimento a questa struttura. Tornando al primo discorso della valle, è normale che quando c'è un privato, quando l'opera è fatta dal privato, ci sono dei tempi e una burocrazia minore, perché naturalmente, faccio l'esempio del pubblico, ogni step di progettazione passa all'interno di un confronto con la maggioranza, eccetera, una delibera di giunta che lo approva, e quindi tutto un iter burocratico che passa a 3 stadi di progettazione alla quale bisogna dare, diciamo così, sia i giusti riscontri a livello formale e burocratico, ma anche i riscontri da un punto di vista politico, perché poi è giusto condividere la cosa con tutti negli step di aumento di progettazione. E i tempi saranno sempre più dilatati. Io parecchie associazioni, non solo da un punto di vista sportivo, perché comunque con le manutenzioni sappiamo che parecchie aree a livello di manutenzione sono gestite da associazioni del luogo, con parecchie associazioni ho avuto modo di confrontarmi, tante volte loro dicono: io non capisco il comune, perché se noi vogliamo, dico una cavolata, mettere su un'altalena con scivolo, noi lo paghiamo, il comune gli costa 5, noi lo paghiamo 2, ci date un contributo e è finita lì. In realtà sarebbe un'illusione di un lavoro che dovrebbe fare il pubblico, perché l'altalena sull'area pubblica la deve mettere il comune, non lo deve mettere il privato. Quindi ripeto, io capisco che le persone, giustamente, io se fossi al di là dello steccato ragionerei allo stesso modo. Ahimè, le tempistiche si dilatano. È vero che io posso dire questo, anche sulle aree verdi ci ho lavorato tantissimo, abbiamo riaperto il giardino giardino Bartolucci, abbiamo riaperto il giardino Montevidoni che erano anni che stava chiuso, abbiamo potenziato il giardino dei Pianelli. In questi giorni, ma non perché siamo sotto campagna elettorale, perché sono da 3 mesi che ci abbiamo lavorato, quando ordini giochi eccetera. 3 mesi significa 3 mesi prima delle elezioni. 3-4 mesi. Lì è stata un'opportunità che ho sfruttato io sinceramente a livello economico, però se andremo a potenziare il giardino di Castellano sul parco astronomico, il giardino di via La Masa a Casette, il giardino di via Adige, ma in generale io perché non dico a 3 mesi dalle elezioni? Perché comunque se uno va a guardare il mio mandato da assessore, nei 3 anni questi interventi costanti sulle aree verdi, sulle aree gioco eccetera ci sono, come sono state fatte delle progettazioni che ad oggi stanno nel cassetto, però per il parco astronomico a Castellano, per l'area delle aree verdi a Cascinare, per l'area del campo dismesso Verdini a Calluce, cioè sono tutti progetti che io dico sempre, le cose si fanno insieme, l'ha voluto l'amministrazione in toto, però essendo una delega in mio possesso, ho voluto fortemente portare avanti delle progettazioni strategiche su delle aree strategiche che possono far fare il salto di qualità secondo me a quelle frazioni. Poi detto tu prima, partecipazione, ma capire quali sono le esigenze del territorio e chi le vive. Se c'è un'associazione che fa quello, e anzi lo sta facendo, l'ha fatto in maniera
molto dinamica e intraprendente, perché sotto i periodi di pandemia, ricordiamoci, zona arancione eccetera, le vie di Santa Croce, anche persone dei comuni limitrofi che non sapevano che fare la domenica se facevano la passeggiata su tutta la zona di Santa Croce, quindi loro hanno fatto a livello di stimolo un lavoro encomiabile e secondo me è importante magari andare a vedere quelle che sono le esigenze e sfruttare questa bellissima realtà che abbiamo nel territorio. Ho notato nel territorio che ci sono alcune zone non completate e poi parlando, sai, faccio l'elettricista, quindi parlando in giro, è venuto fuori che allora le aziende di edilizia si possono creare anche con facendo delle società, mettendoci un capitale dei 1.000-2.000 euro. Quindi che cosa si fa? Ci si mette d'accordo con l'amministrazione, allora invece che pagarti le opere pubbliche, invece che pagarti gli oneri li faccio io, costruisco la palazzina, prendo i soldi, fallisco e gli oneri di urbanizzazione rimangono tutte l'amministrazione comunale. Ci sono più zone fatte così. Allora, guarda, quando all'interno dei piani di riottizzazione o situazioni del genere, no, ci sono opere di urbanizzazione primaria da dover fare, mentre in passato c'era la possibilità, diciamo così, di farle strada facendo, diciamo così, e poi succedeva che magari si lasciava costruire privato. Ora le opere di ora è previsto, diciamo così, che le opere di urbanizzazione vengano fatte prima, perché naturalmente vado a costruire una palazzina e poi c'è manca i servizi fognari, c'è manca questo, c'è manca quell'altro, non è corretto. Io l'ho vissuto personalmente, ma come amministrazione, ma anche io in primo luogo, perché magari erano zone interessate, diciamo, dove vivo io, nelle mie vicinanze. Faccio l'esempio della PR20 a Bivio Cascinare, che è stata completata con, diciamo così, l'espulsione della fideiussione. Comunque all'interno della il problema non è la zona sarebbe quella dietro dove è stato fatto il padel, per intenderci, i tre campi da padel dietro la chiesa Bivio Cascinare, quell'area qui. Okay. Praticamente è lì che succede che l'azienda, come hai detto tu, è fallita e c'era una fideiussione, abbiamo escluso la polizza fideiussoria dell'assicurazione. Però che succede? Succede che non è tanto le tutele ci sono, il problema è anche qui quello che dicevamo prima, le lungaggini che si vengono a formare, perché naturalmente per compiere, adesso posso dire una cavolata, però per completare le opere di urbanizzazione c'è un tempo massimo di 5 anni che può essere prorogato per ulteriori 5 anni. In questo caso le opere di urbanizzazione vanno fatte secondo me prima. Perché poi dopo succede questo, che nell'arco del termine in cui devono fare le opere di urbanizzazione, magari previsto dal contratto, eccetera, tu non puoi andare a pretendere le stesse dal privato, in maniera coatta, chiamiamola così. E poi, per quando tu vai a escludere una polizza fideiussoria, passano gli anni, cosa per cui la viabilità, i pali della luce, ma anche il sistema fognario, che lì di fatto era fatto in modo pressoché, diciamo così, non perfetto, dai, diciamo così, l'abbiamo completato dopo anni e c'erano persone che non avevano la vitalità in quella situazione, perché mancavano le opere primarie. Quindi il problema anche lì è innanzitutto che le opere di urbanizzazione vanno fatte prima, ma in secondo luogo è che una tutela c'è, perché quando si fanno questo tipo di operazioni ci stanno polizze fideiussorie e tutto quanto. Il problema è che poi escludere questo tipo di situazioni fa trascorrere quel tempo, per cui comunque lo svantaggio nei confronti dei cittadini, e quindi per quando si realizza passano anni e anni e anni e anni. Le situazioni del genere ce ne sono. In quel caso quello c'era i cittadini attaccati, per dire, ancora con l'elettricità al cantiere, faccio un esempio, e poi naturalmente siamo dovuti intervenire come comune. Però in generale io devo escludere comunque il contratto mi dice c'è una polizza, io devo escludere quella. Quindi devo andare avanti da quel punto di vista, con le formalità che dicevamo prima, i tempi burocratici che ci sono, tutto quanto. Però può manifestarsi situazioni del genere, nel senso che ci sono situazioni limite, talmente borderline, che poi chi ne rimette sui cittadini in prima istanza. Ti ricordi, l'avevo detto l'ultima domanda, avevo mentito spudoratamente. Ok. Regalo Mario un bagno. Sì, no, siccome che me l'hai lanciata. Allora, un po' di tempo fa, circa un anno fa, se non vado errato, Ambrosio Biscardi, è successo qualcosa su Ambrosio Biscardi dove c'è stata una moria di pesci. Il comune ha una tutela per controllare e verificare, tra virgolette,
le attività del territorio. Allora, io però meno... l'ente competente non è il comune, l'ente in quel caso era l'ARPAM, io, ma questo era qualche anno fa, io penso che sì. Non facevo nemmeno l'assessore e mi ricordo che scrissi in maniera da privato cittadino, scrissi all'ARPAM, al dipartimento di Macerata per sapere qualcosa, cosa che adesso o non mi ha risposto o se mi ha risposto naturalmente mi ha fatto presente che come penso sia stato così che non ero diciamo soggetto indicato a conoscere determinate situazioni. Naturalmente il comune non è l'ente competente, c'è l'ARPAM che deve andare diciamo così a valutare queste situazioni. Io ti posso fare l'esempio nella mia esperienza essendo stato sì, perché l'ha dimesso assessore all'ambiente col piano delle antenne. Col piano delle antenne io mi ricordo che dissi, cosa che non sono riuscito a fare, però mi auguro di poterlo fare io, chi per me, chi avrà strategia, avevo detto che con la redazione, con l'approvazione del piano delle antenne volevo anche portare avanti una progettazione per diciamo così misuratori di cambi di energia elettrica, di intensità elettrica, per capire in zone strategiche, quindi magari vicino a dei siti sensibili o comunque nelle vicinanze di dove sono poste le antenne, per capire se questi ripetitori superassero o meno il valore soglia, il valore di prima, mi sembra 6 ampere a metro, una cosa del genere. E non sono riuscito a farlo e ripeto, mi auguro che chi, a prescindere da chi sarà il vincitore, venga portato avanti, da chi sarà l'assessore competente. Però naturalmente la premessa che c'è un piano? Sì, cioè dove, sì, dove posizionare l'antenna. Dove gli operatori devono rispettare quelle qua zone. Si apre un mondo. Il problema è che loro possono fare come gli pare, perché allora, io finisco e ti faccio cerco di farlo in maniera molto rapida, ti spiego quello che si è venuto a creare. Però ti dicevo, lì l'idea mia era di mettere questi rilevatori, metterli in rete e metterli sul sito del comune, in modo che fosse trasparente, le persone vedessero quello che come era il bilancio pubblico, come dicevamo prima. Stile quello lì. Però considera che quella è una forma di trasparenza nei confronti del cittadino, perché l'ente competente anche lì per andare a verificare, sanzionare, fare le operazioni diciamo del caso è l'ARPAM. 21, penso febbraio fosse 2021, nel settembre 2020 c'è stata una modifica alla normativa a livello nazionale, per cui mentre prima era il comune che doveva stabilire i siti pubblici dove mettere le antenne, questa normativa dice agli operatori la potete mettere dove volete, tranne il comune può fare una pianificazione urbanistica, ma può andare ad indicare quali sono i siti sensibili. Quindi del fatto ti dice, tranne i siti sensibili che può essere la scuola, l'ospedale, la puoi mettere dappertutto, ha ribaltato. Noi siamo comunque andati avanti con quella che era la vecchia normativa quasi, andando a stabilire, siccome avevamo fatto anche un percorso di condivisione con gli operatori, di condivisione diciamo così con gli enti preposti in sede di conferenza di servizio e tutto quanto, abbiamo detto ci sono i punti in cui sono le antenne attualmente e vanno all'interno del piano. Qui abbiamo individuato due aree nuove, pubbliche, in cui andare a sviluppare il piano, perché dal nostro punto di vista sono sufficienti queste due aree nuove, oltre a quelle esistenti, per coprire il territorio. Quali sono le due aree? Cioè, l'area è un'area. Tutte le aree dove stanno le antenne e più altre due aree, più altre due aree, che una è in zona Branca d'Oro. Considera che l'area non è un punto ben preciso, quando si stabilisce il pool l'area è un raggio di 200 metri all'interno del punto, quindi area industriale, sì, Branca d'Oro, sì, circa zona via Galilei per intenderci. E dove sta il deposito dell'immondizia lì vicino? La zona, il raggio è quello lì, l'area industriale e zona San Giuseppe, via San Giuseppe, okay, è la parte opposta. Ora, dove c'è la chiesa, più giù, più su? No, qua dove sta il coso del Tennacolo, il serbatoio del Tennacolo, quindi vicino lo sfascia carrozza, la zona quella lì. Che succede? Succede che però in virtù del cambio di normativa, avete visto che è uscita un'antenna a Castellano, c'è un'altra richiesta per il cambio, quindi soprattutto senza far nome una compagnia telefonica, si sta muovendo sfruttando questo cambio di normativa su tutto il territorio, ma non solo a Sant'Eppio a Mare, su tutti i comuni limitrofi, avendo anche un parere favorevole da parte del TAR, quindi da un punto di vista giurisprudenziale e anche molto rapido da quel punto di vista, e si stanno muovendo e stanno vincendo tutti i ricorsi nei confronti degli enti pubblici. Loro hanno diritti di prelazione, tra virgolette, no, diritti di prelazione, una mezza specie di urgenza. Loro, se riescono a trovare l'accordo con il privato a livello economico, che poi non gli conviene, perché comunque se trovano un accordo col pubblico, l'accordo col pubblico è sempre più vantaggioso nei confronti di una terra privata.
Però se loro trovano un accordo col privato, certo, dal punto di vista, diciamo, urbanistico, tecnico, eccetera, stanno nella norma, nell'area di riferimento, in virtù del fatto che non stanno nei pressi o comunque su un sito sensibile, questa normativa gli permette di andare avanti. Anche perché, perdonami se ti interrompo, in teoria è meglio un'antenna, l'affitto di un'antenna, se lo va a prendere il privato chiunque, stiamo parlando dai 15.000, se non vado errato, fino a più anche 70, 80, 90 mila euro, là, no, dipende da quanto è potente l'antenna, dipende però da in linea massima perlomeno le compagnie telefoniche comunque sono l'ottica di quel minimo, comunque sono 15-20 mila euro all'anno che al comune fa comodo, invece il privato se lo prende. Certo, è per il privato è come se c'ha una rendita, o non è che con l'impiantandoci, tesoro dall'Italia, non è che piantandoci l'insalata c'ha una rendita del genere. I panni sono unici, dopo tutti si possono attaccare lì. Si possono attaccare. E quindi mi auguro che termini questa fase, perché è vero che da un lato la necessità della copertura è fondamentale, specialmente dopo la pandemia, la data, tutte queste cose queste, quindi ci mancherebbe. Però dall'altro lato l'esigenza, secondo me, una tutela, no? Un principio di precauzione, una tutela della salute, un po' è vera, nel senso deve essere mantenuta. Quindi si può anche chiedere, tra virgolette, penso io, no? Un contributo a tutti questi operatori telefonici per fare quello che hai detto tu, che a me mi sembra una buona idea. Sul sito del comune tu hai una pagina dove hai tutti i segnali, ovviamente non lo deve fare loro, lo dovete fare voi, perché se lo faccio io, cioè io la manopola per alzare e abbassare, no? Assolutamente sì. Però ecco, l'obiettivo è quello, anche perché c'è da dire una cosa in più, la legge regionale delle Marche sul, a livello del piano antenne, è forse una delle poche che dice che c'è il principio di prevalenza delle aree pubbliche sulle aree private, e quindi questo aspetto da parte del giudice amministrativo delle Marche non è stato mai affrontato, comunque portato, interpretato, ecco, sotto, quando venivano emesse le sentenze. Quindi avere una normativa che tra virgolette predilige e favorisce, diciamo così, questa situazione, quindi anche una tutela per i privati sul territorio da questo punto di vista, secondo me deve essere sfruttata e deve essere portata all'attenzione del giudice, in modo che una pianificazione possa in effetti funzionare, cosa che ad oggi non è così, perché ripeto, normative nazionali hanno ribaltato quello che è la situazione attuale. Allora Alessio, io ti ringrazio per il tempo dedicato. Adesso ci facciamo un caffè perché ci vediamo. Grazie mille, grazie a tutti.